Poster. Sì. Ma siamo tanto gravi alla fine. Siamo tanti. Ah? Siamo tanti. Muovo via. Per essere sabato mattina. Tutti. Sei un bastaso. La dico alla televisione. Un candidato sì. Io credo che il fatto nuovo di queste elezioni, di questo momento politico ad Agireale, sia quello che già ha accennato San Bonifoco. Ti ringrazio soprattutto dell'intervento appassionato. Cioè, finalmente ad Agireale c'è uno schieramento di centrosinistra unito. Un centrosinistra che non solo è unito, ma che si allarga fino a comprendere anche il Partito della Rivoluzione Comunista ed alcuni movimenti che esprimono esigenze e istanze della società civile, ma che hanno, trovano ragione e collocazione anche a livello nazionale con i 100 movimenti, con i girotondi, con tutto quello che negli ultimi mesi si è sviluppato in Italia. Il fatto nuovo è questo. Nella nostra città, che finalmente c'è una proposta politica e programmatica seria, credibile, unitaria da offrire alla città. Io vi confesso che sono un po' frastornato dal peso della responsabilità che ognuno di voi capisce, però nello stesso tempo sono molto soddisfatto, molto contento che ad Agireale si sia raggiunto questo risultato. Molto contento. È un risultato importante. Voi pensate, 2 anni fa, alle elezioni comunali, il centrosinistra si presentava con 4 candidati sindaci. È stata una sconfitta per tutti noi. Ed è stata una sconfitta per la città di Agireale. Adesso questo errore non si è ripetuto. È merito di tutti. Di tutti noi ed è merito di come, quello ci vuole coraggiare. E quindi sappiamo che è una strada in salita, che è una strada difficile, sappiamo però che noi andremo a testa alta e non facciamo scopo, che faremo una bella battaglia, una bella campagna elettorale, aperta, chiara, anche allegra. Accanto a me in questa campagna elettorale, sin da subito e in posizione di rilievo, c'è Enza Maria Magnasco, che io saluto. Che rappresenta uno dei fatti nuovi di questo momento politico. Enza Maria Magnasco è una donna che parla al mondo della solidarietà, al mondo del volontariato e che parla al mondo della scuola. È la scommessa di una parte della società acese che vuole impegnarsi perché non ce la fa più a sopportare tutto questo. E io credo che sia
molto importante, estremamente importante, che oggi escano molto spesso persone come Enza Maria Magnasco, perché rappresentano effettivamente la voglia di riscatto di una parte della città e che, ed è giusto ed è bene che sia visibile a tutti, perché oggi non ci possono essere altri per i nostri cittadini, altri non ce ne devono essere. C'è una parte. Sì. Allora, la fase della costituzione delle liste non si è ancora conclusa, quindi non sappiamo ancora quante liste concorreranno alla campagna elettorale. Sicuramente non ci sarà una lista con il mio nome, perché intanto, se mi consentite, ho sempre ritenuto di pessimo gusto le liste con l'indicazione del candidato. Una sorta di autocelebrazione, no, la vedi così? Non è proprio per me. La presenza della professoressa Magnasco significa che il vice sindaco designato. La professoressa Magnasco avrà un ruolo di preminenza nel corso della. Da 5 a salire, insomma, andiamo. 5 almeno, non chiederci il nome. Quindi non ho capito. Tra cui la lista dei voti. Non ho sentito la risposta. La risposta è che la Enza Maria Magnasco avrà un ruolo di preminenza nella squadra che andiamo a La squadra comunque ancora è in via di.